Grazie, grazie per la linea dallo studio. Come vedete ci troviamo, ecco, in collegamento dalla Fiera di Pesaro. Vedete alle mie spalle è partito ufficialmente l'International Pesaro Tattoo 2016 con protagonisti naturalmente la musica. Avete visto un grande palco che naturalmente le note dei gruppi giovanili non potevano mancare, ma soprattutto siamo entrati nell'area tattoo. Ecco, troviamo anche due protagonisti fondamentali di questa Pesaro International Tattoo. Mi permetto di andare tra i due organizzatori, i due fautori di questa grande fiera, Antonella Zaccarelli, che è un po' l'ideatrice, la curatrice, e Salvatore Pistillo, che è un po' il coordinatore della zona tattoo. Ecco, cominciamo dalle signore. Antonella, parafrasando un po' Obama, we have a dream, avevate un sogno e oggi finalmente qua alla Fiera di Campanara il sogno è diventato realtà. Sì, è vero, un grandissimo sogno, quello di portare i giovani il più possibile dentro una fiera dedicata a loro, la street art, che secondo noi rimaneva un po' sottovalutata come categoria, e ne abbiamo tantissimi che si stanno divertendo, dagli atleti del parkour ai 130 grandi tatuatori che vedrete qui, poi avrete possibilità di ammirarli. È partita alla grande, c'è tanta gente e ci auguriamo che continui così. Ecco, abbiamo assistito poco fa anche all'inaugurazione, qualche ora fa, dell'inaugurazione ufficiale, con la presenza di tantissime autorità. Quindi insomma anche le autorità sono vicine a questo evento, c'era presente appunto il sindaco Matteo Ricci, ma non solo. Sì, c'era l'assessore regionale Emanuela Bora, è stata molto contenta di questa iniziativa, anche come precursore alle Marche di un'iniziativa del genere a livello internazionale, perché comunque sì, in Europa non ce n'è una uguale a questa, quindi grazie all'aiuto di Salvatore Pistillo che è qui con me, posso dire abbiamo fatto un ottimo lavoro, no? Ecco, la stretta di mano giustamente passa il testimone e passa quindi anche la domanda a Salvatore Pistillo. Ecco, vediamo qua dietro a noi tantissimi tatuatori, noi abbiamo fatto un giro poco fa, abbiamo visto addirittura dalla Francia, addirittura dalla Spagna e non solo dall'Italia, quindi un grandissimo lavoro e soprattutto tanti tatuaggi. Chi ha scelto di farsi il primo tatuaggio oppure di fare quel tatuaggio che è da tanto che rimandavano? Sì, sicuramente un'occasione di incontrare artisti di fama internazionale e di alta qualità in Italia. Infatti sono presenti la maggior parte dei tatuatori più famosi e affermati in Italia, molti artisti che hanno fatto parecchi chilometri per essere qui, abbiamo dei ragazzi, alle nostre spalle abbiamo dei ragazzi spagnoli, abbiamo due ragazzi che vengono dal Brasile, quindi è un melting pot. Il tatuaggio, si dice nel gergo, è la cosa più democratica del mondo, unisce vari strati sociali, quindi unisce un po' tutti, è la vera democrazia. Grazie, che c'è ancora in Italia. Grazie Salvatore, ecco, ancora abbiamo qualche minuto, quindi un'altra domanda. Antonella, ecco, è appena cominciato ma sarà una 3 giorni esplosiva, perché insomma il meglio deve ancora venire. Il meglio deve venire, vi aspettiamo tutti domani sera alle 22, Gue Pequeño e DJ Suicide, due nomi internazionali del rap e del DJ dal vivo qui per il concerto, quindi ragazzi venite, divertimento, musica, spettacolo. Ecco, insomma, c'è poco da dire, ha detto tutto Antonella, ha detto tutto Salvatore, le immagini parlano chiaro, mi raccomando, tutti qua al quartiere feristico di Pesaro, linea allo studio. Grazie.